Scende la sera su Trastevere, il quartiere di Roma da sempre casa della comunità di Sant'Egidio. Qui c'è la chiesa di San Calisto, di proprietà della Santa Sede, ma l'ingresso quasi sfugge all'occhio distratto di chi passa. Eppure qui ogni sera, dal 7 gennaio, almeno 30 persone senza fissa dimora trovano riparo dal freddo pungente di questi giorni. Hanno un letto che li aspetta e pareti affrescate che avvolgono e scaldano più delle stufe accese. Sant'Egidio ha raccolto la paura di non farcela degli amici della strada e ha chiesto il permesso al Vaticano di usare i locali della chiesa, già affidata alla comunità per le catechesi rivolte alle persone con disabilità e agli anziani. La chiesa, è stata la risposta, è sempre accoglienza. Massimiliano Signifredi è uno dei tanti volontari della comunità di Sant'Egidio. Noi accompagniamo le persone dopo la cena, qui verso le ore 20, offriamo loro un po' di tè caldo, la possibilità di fare la doccia, un cambio di biancheria pulita se ne hanno bisogno e poi, come in tutte le case, si spegne la luce intorno alle 10. C'è una persona che mi ha raccontato che svegliandosi la mattina, presto, ha aperto gli occhi, ha visto il tetto affrescato della basilica e ha detto: ma mi sembra di sognare, non sono sveglio, sto sognando, dove mi trovo? In una reggia? Poi mi ha detto: ma questa è la protezione della Chiesa sulla mia vita. Abituate alla sfiducia, qui le persone trovano riparo anche all'indifferenza. Alle 8 del mattino riprendono il loro viaggio tra le vie della città e tra gli sguardi infastiditi di chi li vede come scarti. Ma poi la sera, in questa chiesa dalle porte aperte, possono tornare e sentirsi a casa. Sono persone diverse, che hanno storie diverse. Le accomuna forse un fallimento nella vita, che può essere un fallimento lavorativo, un fallimento in famiglia. E poi vorrei dire una cosa importante sul nome di chi vive per la strada, perché quasi nessuno pronuncia il loro nome per quello che è. Questa è una grande povertà, perché se c'è una dignità che tutti noi abbiamo è quella di avere un'identità che si evidenzia con un nome. Allora qui dentro le persone ritrovano ciascuno il loro posto, anche fisicamente. Chi è stato accolto per la prima sera poi può tornare, non è un'accoglienza straordinaria per un giorno. In queste settimane di gelo Roma si è riscoperta una città accogliente. In migliaia hanno portato coperte le associazioni che ne hanno fatto richiesta. Altri centri come il Pontificio Oratorio San Paolo, gestito dai padri Giuseppini del Morialdo, hanno aperto le loro porte. Ad aver fatto breccia nei cuori dei romani, afferma Massimiliano, è l'insistenza di Papa Francesco ad aiutare gli altri. Noi ogni anno pubblichiamo una guida, la guida dove dormire, mangiare e lavarsi, che contiene gli indirizzi utili per le persone povere e soprattutto per le persone senza dimora. Beh, nel giro di un anno, e non a caso era l'anno santo della misericordia, è cresciuto il numero di centri che offrono aiuto. Noi abbiamo presente la stazione Termini o le altre stazioni, Piazza San Pietro come luogo di ritrovo per i clochard. Ma ci sono tanti altri luoghi dove le persone senza dimora vivono e proprio lì è necessario che si moltiplichino le forze di chi vuole tendere una mano ed aiutare.